Doppio tutorial in un solo video, ragazzi. In un solo video vi facciamo vedere come utilizzare queste scritte qua, Maxi Alphabet, con cui potete scrivere quello che volete, potete realizzare la scritta che volete con questo prodotto molto particolare che però rientra nei fuochi d'artificio e ve lo portiamo, e come utilizzare i Pirolink, ragazzi. Pirolink è un prodotto secondo me molto ma molto figo, portato da Pirogiochi, che spesso si utilizza insieme a Maxi Alphabet, ma che in realtà può essere riadattato per essere usato anche con altri prodotti, come queste due bellezze della Classic che vedrete in azione tra pochissimo. Ciao ragazzi, benvenuti a Pirotecnica La Torretta. Io come al solito sono Nico, abbiamo sempre Samu che sta registrando. Bella raga. E oggi andiamo a provare questa cosa che mi ha abbastanza incuriosito. Vero? Però devo vedere, vediamo se sarà una cacata, come si suol dire, oppure una gran cosa. Praticamente sono dei pannelli dove al loro interno hanno queste specie di candeline, queste cose che... Lumini, sì. Lumini, quando tu accendi la miccia si vanno a accendere uno dietro l'altro e puoi fare delle scritte, vedete, una lettera, varie lettere li si mettono vicini e fa una scritta in Esattamente. Piena. Questo dovrebbe essere un pannello, quindi esatto. Proviamo una sola lettera. Se vi piace e vi interessa, ovviamente dopo esservi iscritti al nostro canale, perché questo costa, ci servono i soldi, e abbonati naturalmente. Abbonati ovviamente al nostro abbonamento Pyronation, €1 al mese, ragazzi. Solo €1 al mese. Però può fare la differenza e permetterci di portare una scritta più figa. Esatto, magari fare una scritta un po' più grossa con qualche fontanella. Forza Napoli. Fare più, magari proprio uno spettacolino. Vabbè, detto questo, poi andremo a far vedere queste che sono delle micce di collegamento. I essenzialmente sì, miccia veloce di collegamento in un tubo di plastica, ragazzi. Esatto. Preci preci. E lo andremo a collegare queste due Classic, che se siete attenti al nostro canale le avete già viste, ma sono veramente già. Veramente fighe. Una e noi ve le andiamo atomica. A riproporre. Sì, e proviamo un po' questa miccia di collegamento. Esattamente, vediamo. Ci chiedete sempre come facciamo a collegare le batterie, ve le facciamo vedere. Questa è un'ottima opzione perché è super sicura, 0,27 grammi che stanno tutti in miccia ed è facilissima da usare. Ve la facciamo vedere. Di base è pensata per essere usata con le Maxi Alphabet, in modo tale che esattamente i vari pannelli. Esattamente, esatto. Ne accendi uno e ti partono tutti in sequenza. Naturalmente, ragazzi, questa scritta I love you è 1, 2, 3, 4, 5. Treno, pannelli. Pannelli. Ma li facciamo, provo a aprire, facciamo vedere, ragazzi. Vai, tiralo fuori. Vorrei vedere soltanto l'esplosivo netto che è di 27 grammi. 27 grammi per questo Maxi Alphabet che è della Pirogiochi. Voi ne tirate fuori uno. Occhio, ed è sto bestione. Vedete, lui ha già, in questo caso penso che la scritta sia una B. Esattamente. Abbiamo perso un lumino? No. Ah no, sono le fascette. Ah, ma fa vedere cos'altro ti danno? Delle fascette. Fascette e quell'affare là che cavolo è? Niente. Ah no. È un pezzetto di legno, per accendere. Ah, i pug accenditori. Non lo utilizzeremo perché sono una rottura di palle. Ci vuole un anno e mezzo per accendere con quegli affari. Però vabbè. Ed eccoci qua, ragazzi. Noi abbiamo una lettera B. Abbiamo aperto, esatto, il nostro Maxi Alphabet. Allora, questa qui è una lettera B. Sono due cose fighe che possiamo dire subito. Una sì. È che se comprate altre lettere, esattamente, le collegate con i Pirolink. Le collegate con queste, mettete il Pirolink e va, se le volete distanziare un pochino. Esattamente. Oppure se le volete tenere attaccate, le qua, questi qua, vedete, si incastrano uno dentro l'altro, quindi si vanno a schiacciare insieme e quando voi accendete da questa miccia qua, poi parte tutta la scritta. Avete la scritta bella grande, bella cazzuta. O di qua, vedete, cioè sia a destra che a sinistra. Certo, doppio attacco in base a quello che si deve scrivere. Niente, adesso andremo a provarvelo. Sì, e sì, sì. Niente. Unica cosa che mi sento di dirvi, perché qualcuno come noi potrebbe cadere in inganno, non si possono spostare i lumini, ragazzi. Quello è e quello ve lo ciucciate. Quindi noi abbiamo la B e non possiamo avere un cuore o una I. Sono così, punto, non si possono spostare. Questo forse è un difetto che sarebbe... Boh. È vero che è pensata così, però sarebbe stata sicuramente molto più figa se si poteva spostare, perché sì, andavate a personalizzarla. Cioè, vedete che c'è scritto qua, sulla confezione B. C'è la lettera, quindi voi potete comprare quello che vi serve. Però pensa che inculata se trovi A, cuore, Y, O e non riesci a trovare la U. E smadonni un milione di anni perché non trovi la U. Piccolo difettuccio. Difettuccio che possiamo dire a Pirogiochi. Sì, ecco, fateli spostabili, non so, fate un pannello dietro che si infiamma tutto e incendia sti lumini,
o che ne so io, troverete sicuramente una soluzione, ma direi che abbiamo parlato anche troppo, andiamo a vederla in azione. Bene ragazzi, andiamo in rampa di lancio, andiamo a piazzare questa bella B là. Starà su. Aspetta, ma forse ha il supporto dietro? Sì, ha il supporto dietro, raga. Aspetta che do una mano. Noi partiamo molto preparati, quindi sapevamo già che aveva il supporto dietro. Opla là. Vai, appoggia giù. E vai. Vai, tech. Super easy. Va bene, abbiamo detto abbastanza minchiate, direi di dare fuoco alle polveri e vedere in azione questa Maxi Alphabet lettera B. Oh, oh, oh. Che aggressive. Vedete ragazzi, è una B, ha preso fuoco, ovviamente voi potete attaccare più lettere, in questo caso appunto è una B, sono dei lumini blu, bianchi, azzurri, tipo voi il colore, e può attaccare varie lettere per comporre una parola. Attenzione, cambiano anche colore, è diventato rosso, adesso si vede molto meglio. Carino, dai, che dite? Fateci sapere nei commenti se volete una scritta più lunga o cosa volete che vi scriviamo. Cattivissimi! Cattivissimi, sti! Ma cattivissimi sti lumini! Ragazzi, veramente, se li facessero spostabili, ragazzi... Figata atomica, spostabili. Sì, ma semplicemente, non, ma anche per loro, perché se uno va al rivenditore, magari il rivenditore è giusto, poverino, non è che c'ha 26 l'alfabeto. Può avere un container solo esatto, per quelli, cioè... Uno un giorno arriva e vuole comprare 4A e lui ha finito le A e gli altri non possono più comporre il proprio... Però figata atomica. Figo, veramente figo, veramente bello. Sì. Se lo facessero spostabile, veramente il prodotto del secolo. Sì, fighissimo. Ricordiamo che Piro Giochi non ci sta pagando. No, infatti, non ci paga un cazzo. Piro Giochi ce lo dice. Non gli avevamo scritto, non ci ha mai risposto. Però fa schifo, ragazzi. Non prendo, scherzo. No, però se Piro Giochi vuoi iscriverci, ci farebbe molto piacere portare il vostro materiale. No, dai, carino, bello, ti dico, anzi, non lo conoscevo. Può essere che un domani anche me lo vado a prendere per robe mie, per una scritta. I cazzi miei. Per esempio, che è la mia ragazza, se non lo sapevate adesso lo sapete. Disiscritta. Andiamo avanti ragazzi, bando alle ciance e continuiamo con esattamente. Le nostre, quante sono? 16 colpi e Samu, io tengo e tu colleghi perché tu sei capace e io no. Vai. 16 colpi, 20 mm Classic collegate utilizzando queste Pirolink Piro Giochi. Io lo ricordo ragazzi perché non si sa mai che qualcuno esce fuori, ma non sono fatte per fare quello. Sì, sono fatte per fare questo. Queste Pirolink non sono progettate per collegare batterie, ma di base ragazzi queste Pirolink sono un tubo di gomma con dentro della miccia rapida, quindi alla fine della fiera potete collegarci quel cavolo che vi pare e piace. Esatto. Motivo per cui noi ci collegheremo due batterie. Andiamo in rampa di lancio. E... dobbiamo fare una musichetta per quando andiamo in rampa di lancio. tipo passerella da Maria De Filippi. Esatto. Andiamo in rampa di lancio. Allora. Mica che cringe. Inizia. Innanzitutto queste hanno solo una miccia, giusto Samu? Sì, queste hanno solo una miccia. E quindi come la gestiamo questa cosa? Ah no, vabbè, è easy. Niente. E io faccio le domande da, diciamo, da allora, ragazzi, persona base. In realtà le mici potete metterle anche non così vicine, cioè non frega assolutamente niente di quanto sono vicine. Dopodiché andate a prendere una miccia e gliela ficcate dentro. Aspetta che... Aspetta un attimo, eccolo lì. Andiamo a togliere sto cap. Aspetta, Samu, che non vediamo bene. Si ficca la miccia qua dentro. Ok, qua siamo collegati, ragazzi. Togliamo sto cavolo di cap anche dall'altra parte. Ficchiamo la miccia dentro e prepariamoci a una fail epocale. No, scherzo, spero di no. Ok, praticamente ieri, ragazzi, abbiamo fatto niente. Abbiamo tolto il caps di plastica, quello lì. Esatto. E niente, poi abbiamo infilato la miccia dentro il buchino che è rimasto. È un po' più piccolo e quindi rimane ferma la miccia perché col caps era un po' più grosso e ballava un pochettino. Adesso. Adesso Samu, come la accendiamo? Senza la doppia miccia, in effetti è un po' è quello che dicevo. È quello che ti stavo guardando per capire un po' cosa volevi combinare. Come cavolo me la sarei giocata? Guarda, io accenderei la miccia e alla spera in Dio. Ah.
E quindi partiranno probabilmente insieme. Esatto. Vabbè, ragazzi, avete capito, praticamente questo qui sarebbe perfetto se qui ci fosse una prima miccia, questa fosse la seconda, e quindi uno accende. Esatto. Questo è per tenerle ferme. Esattamente. In questo caso noi, vabbè, faremo un po' una vaccata, accenderemo questa miccia qua che farà partire questa qui, che è quasi, non dico istantanea, ma quasi. Quindi partiranno probabilmente le due batterie praticamente insieme. Preciso, ecco. Va bene. Quindi niente, dai, andiamo. Bene ragazzi, sarà una vaccata? Quasi sicuramente sì. Sì, tre insieme. Not bad. Not bad at all. Che dire? Che dire? Ti dico una cosa brutta, fam. Sì? Che le preferivo una per una. Sì? Sì. Non ti è piaciuta? No, vabbè, non è che non mi è piaciuta. Non lo so, quelle volte là mi avevano... Sì, no, è vero. Anche perché si sentiva meglio il fischio della... Sì, 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 si vedevano un po' meglio, si vedeva un po' tutto meglio, però... C'è la grande, ha fatto il suo dovere. Sì, sì, il collegamento ha funzionato alla grande. Ha funzionato alla grande, sono andate e finite praticamente insieme, quindi... Esattamente, sì, c'è stato uno scarto veramente... Sì, minimo. Irrisorio. Quindi funziona, se avete una prima e seconda miccia funziona da Dio. Funziona un po' meglio. Due micce così funziona, ma partiranno insieme. Quindi... Esattamente. Per questo... Ecco, può essere un modo... Se invece appunto volete fare partire un barrage, tipo sì, un barrage, esatto, perché avranno tutti uno scarto minimo. Se voi ne collegate qua 4 con questa tipologia qua, sì, 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 prima partivano comunque tutti insieme. Sì, sì, vi fa una raffica cattiva. Esatto. Beh, ci sta. Non è una brutta soluzione, dai. No, ci sta, anche perché alla fine se usi delle batterie da 16 colpi economiche vai a creare un bel barrage, una bella chiusura cattiva, sì, comunque spendendo veramente poco, però, ragazzi. Ne metti 4, esatto, che partono tutte a raffica insieme. Alla fine praticamente veramente avete visto, saranno stati 2 secondi. Sì, no, 3 secondi. Neanche, quindi... Ah no, di scarto tra l'una e l'altra pochissimo, sì, sì, neanche, sì. Neanche, forse un secondo, il tempo proprio che ha bruciato questo, ma ha bruciato veramente in un attimo. Sì, direi non passafuoco proprio istantaneo, però tutto sommato quasi istantaneo, simpatico, poi tenendo conto che non è progettato per fare questo, ma è progettato per fare altro, che questo è un uso improprio. Niente male. Bene, direi che per il video è tutto, ragazzi. Io vi ricordo di iscrivervi a Pyro Nation, 1 euro al mese per sostenere il canale, sostenere tutte le spese. Così al posto di queste 16 colpi vi portiamo una 160 colpi. 260 istantanei insieme. No, esatto. Magari fateci sapere se vi è piaciuta la scritta e sì, se volete una scritta un po' più grossa, ovviamente noi dobbiamo vedere gli abbonati, se no. Ciao. Ciao.